Buonasera, ben arrivati a questa nuova puntata di Semi di Speranza su Popolo della Famiglia TV. Questa sera abbiamo come ospite Paolo Gulisano. Anzitutto ringrazio quanti di voi si stanno collegando, quanti ci seguiranno anche su YouTube, dove siamo in contemporanea, in diretta, grazie al contributo di Emanuele Ercoli. Grazie mille, Emanuele. Ringrazio ovviamente la nostra autrice che è Daniela Baldanza, alla quale chiedo le mie più scuse più profonde per sbagliare sempre il suo nome, il suo cognome. Quindi diciamo che le ho attribuito un nome d'arte. Ringrazio quanti di voi si stanno collegando. Vi invito ovviamente a diffondere questa diretta sui vostri profili, sulle pagine e ad invitare i vostri Facebook amici, perché questa sera con Paolo affronteremo dei temi molto cari al Semi di Speranza e dei temi anche piuttosto caldi in termini diciamo di attualità degli ultimi anni. Una breve presentazione per Paolo Gulisano, per quanti di voi non avessero avuto la fortuna di conoscerlo. È un mio caro amico, quindi faccio un sacco la figa. E Paolo Gulisano è un medico, un virologo, è uno scrittore di fantasy e un saggista, nonché il vicepresidente della società cestertoniana. Abbiamo fatto delle prove con Paolo poco fa e abbiamo visto che forse riusciremo ad averlo in doppia diretta. Paolo, io ti vedo che sei in diretta perché vedo la tua iconcina. Puoi provare a mettermi un commento e vediamo se riesco ad invitarti e ad avere anche te in diretta. Intanto ringrazio, vedo che siete in tanti e cominciate a partecipare. Ragazzi, io non sono brava come Mario che riesce a leggere tutti i partecipanti alle dirette, quindi vi chiedo scusa per non essere capace di leggere tutti, sono certa che mi perdonerete. E invito Paolo che se riesce a farmi un commento, così vediamo se riusciamo ad inserirti in diretta, altrimenti i nostri Facebook spettatori si dovranno accontentare di ascoltarti solamente via telefono. Quindi l'invito è quello di, se mi senti Paolo, di fare un commento, così vediamo se riesco a farti entrare. Altrimenti, come abbiamo visto dalle prove, nel caso in cui non dovesse funzionare, ovviamente andremo con il viva voce. Un commento, Paolo. Ciao a tutti, ragazzi. Sto vedendo che entrate mano a mano. C'è Danilo, Paolo. Intanto io aspetto, prendo tempo. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo. Ah, ti ho smarrito, Paolo. Per un attimo sei apparso come se potessi invitarti. Eccoti, vediamo se funziona Paolo, vediamo, eh? Facciamo il tentativo. Se ci riusciamo, se ci riusciamo, è andata. Altrimenti si dovranno accontentare della mia faccia i nostri Facebook spettatori. Io spero sempre che Facebook ci sia connessione in corso. Vediamo. Buonasera, ciao. Il mio caro amico trasteverino nell'anima. Sì, lombardo, ma con un'anima. Svegliamo la tua vera anima. Te sei di Roma, dentro. Ma sì, amo l'urbe, non si può non amare questa città, quindi. Paolo, ce l'abbiamo fatta, vedi, insistere, 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 insistere. Grazie per il tempo. Grazie per la Bene, pazienza. grazie Io ho a te. dato Grazie a una voi che breve, ho seguite dato questa diretta. una breve introduzione di te, insomma ci vorrebbe diciamo, tutta la rubrica, il tempo della rubrica per parlare di te, diciamo, delle tante cose che sai fare e anche tu come il nostro amico Chesterton
Diffidi di chiunque si occupi di una sola cosa, mi sembra di capire. Esatto, era un bellissimo aforisma di Chesterton. L'eclettismo è una cosa positiva, basta fare bene le cose, si possono fare anche tante cose. Io appunto faccio il medico, scrivo, cerco di fare cultura, cerco di fare del mio meglio, insomma, in questo mondo. Fai anche il papà. Oh sì, ho 3 bambini di ormai hanno 26, 24 e 21 anni, quindi faccio anche questo con piacere. Quindi sposo, padre, medico, scrittore, diffusore di cultura. Anche appassionato di sport, amo molto il basket e il calcio scozzese. Sono un grande tifoso del Glasgow Celtic. Puoi scrivere anche nel tuo curriculum un caro amico della Bongi, lo puoi fare. Sì, è un titolo di merito. Caro Paolo, dunque noi nell'introduzione, nella tua presentazione, abbiamo iniziato da medico, stagista e vicepresidente della società Cesterziana. Se sei d'accordo, inizierei col parlare dall'ultimo, tra virgolette, dei tuoi titoli, che poi voglio dire rappresentano le attività, le main attività che caratterizzano il tuo impegno quotidiano. Chesterton, io riunirei, ti abbiamo mandato il carovaccio di questa puntata, per la quale ringrazio come sempre Daniela Baldanza, che è la nostra autrice, che in maniera amorevole e con passione e dedizione prepara per ciascuna intervista una serie di domande, e quindi diciamo c'è una preparazione per questa rubrica, come tutte quelle che voglio dire, poi popolano il palinsesto di Popolo della Famiglia TV. Parlando di società cestertoniana, quindi se vogliamo parlare della genesi, delle iniziative e dello scopo, io ci aggancerei anche la filosofia di Chesterton e quanto è attuale oggi, collegato ovviamente alla società cestertoniana. Paolo, a te. Certo, allora intanto diciamo che la società chestertoniana italiana, come molte altre società dedicate a Gilbert Keith Chesterton, questo grande scrittore inglese, morto nel 1936, morto quindi 82 anni fa, ci sono nel mondo, a partire dall'Inghilterra, negli Stati Uniti e anche in Italia, a partire dal 2002, quando è nata, società, cioè gruppi, amici che vogliono far conoscere il pensiero di Chesterton, la vita, l'opera, ma soprattutto il pensiero di Chesterton che è più che mai attivo. Quindi qui in Italia è nata nel 2002 da un gruppo di amici, da un personaggio entusiasta che si chiama Marco Sermarini, che è un avvocato di San Benedetto del Tronto. E che fu da subito il primo presidente e io il primo vicepresidente, quindi un gruppo di amici un po' di tutta Italia che volevano far conoscere Chesterton, volevano farlo amare anche. E quindi abbiamo fondato questa associazione dal 2003, quindi subito l'anno dopo, e sono cominciati i Chesterton Day, che sono delle feste che si tengono appunto a San Benedetto del Tronto, di solito alla fine di giugno, primi di luglio, in cui ci si trova, si fa festa, si parla di Chesterton e sono venuti a questo Chesterton Day nel corso degli anni anche grandi personaggi internazionali. Poi dal 2006 la società chestertoniana ha anche un blog che si chiama Il blog dell'uomo vivo, perché riprende il titolo di un libro di Chesterton, che era in inglese Man Alive, cioè scritto tutto attaccato, uomo vivo, perché appunto diceva Chesterton, occorre essere uomini vivi, non vivere e non vivacchiare, come diceva anche un grande santo italiano, Pier Giorgio Frassati. Vivere appieno, vivere da uomini veri, seguire la verità nella propria vita,
E quindi questo blog è lo strumento anche per farsi conoscere dalla società. Poi abbiamo organizzato convegni in varie parti d'Italia, Verona, Roma anche molte volte. Chesterton stesso amava, anche lui era un po' trasteverino nell'animo, amava soprattutto scendere. Quando scendeva a Roma dall'Inghilterra stava in un albergo vicino alla Trinità dei Monti, quindi nel cuore di Roma. No, Chesterton perché? Perché Chesterton? Perché parlare di Chesterton? Perché è così importante uno scrittore inglese nato alla fine dell'Ottocento, eccetera? Perché Chesterton non è soltanto l'autore di bei romanzi come quelli di Padre Brown, o di saggi interessanti come L'ortodossia, eccetera. Ma soprattutto ha sviluppato un pensiero, potremmo dire quasi filosofico, quasi teologico, politico, anche economico, che ancora oggi è assolutamente attuale. Anzi, oserei dire che Chesterton sta diventando più attuale ora di quanto non fosse stato ai suoi tempi, quando era vivo, quando era un grande giornalista. È bellissima, diciamo, la storia di come nasce la società chestertoniana e soprattutto di come, mi viene da dire, Chesterton sia stato ai suoi tempi il profeta dei nostri, no? Cioè, oggi si sta verificando quello che lui ha profetizzato. È questo che in qualche modo mi stai dicendo, Paolo, capisco male io, correggimi, perché... No, hai colto benissimo. Guarda, Chesterton, ad esempio, nei suoi scritti, di economia, di politica, giudicava quello che stava accadendo, quella tragica, come dire, tenaglia, una dicotomia tra, da una parte, i nascenti e crescenti, se no lui vive negli anni 20, 30, in cui sono gli anni in cui scrive le sue maggiori opere, e in Russia c'era il comunismo che si stava poi diffondendo. In Occidente, in America, in Inghilterra c'era invece il capitalismo. Quindi Chesterton vede il mondo schiacciato in questa tenaglia di due ideologie, capitalismo e marxismo, nessuna delle quali è dalla parte dell'uomo, perché anzi lo sfrutta. Uno con la parola d'ordine della lotta di classe, della presunta giustizia sociale, eccetera, eccetera, e l'altro col mito del benessere, del capitale, del libero mercato, dell'arricchirsi, eccetera, eccetera. Però Chesterton già nella sua Inghilterra vedeva gli effetti, le conseguenze di questo tipo di ideologia. Quindi questa è di grandissima attualità. Poi ancora Chesterton, pensate, negli anni 20 scrisse un libro sull'eugenetica. Lui l'aveva già prevista tanti e tanti anni prima che ci fosse l'aborto selettivo, prima che ci fosse l'eutanasia, prima che queste leggi fossero appunto normativa, come ahimè sono poi diventate. Ma lui aveva già colto che nel pensiero, nelle ideologie, si faceva strada questa visione. Quindi scrive questo bellissimo libro, Eugenetica e altri mali. Un libro a dir poco profetico. Quindi già lui negli anni 20, negli anni 30, aveva visto dove stava andando il mondo, l'economia, l'antropologia, cioè la visione dell'uomo. Vedeva appunto l'avanzarsi di queste ideologie antiumane. E quindi leggere Chesterton adesso, ripeto, non è soltanto un piacere, perché è una bellissima lettura, le sue opere narrative divertono, fanno pensare. Ecco, molte volte perfino i romanzi di Chesterton sono stati profetici. C'è un romanzo del 1915 che si chiama L'Osteria Volante, un nome che fa ridere, sembra un'opera comica, e invece è un libro dove si immagina un mondo del futuro, un'Inghilterra del futuro, un'Inghilterra di 100 anni dopo, quindi dei nostri giorni, dove i poteri forti hanno fatto arrivare, hanno provocato, mosso un'emigrazione di massa islamica, e in Inghilterra viene imposta la Sharia.
se non che poi c'è un marinaio coraggioso irlandese, Chesterton era un inglese, ma non era un bieco nazionalista inglese, amava moltissimo anche le patrie altrui, tra l'altro molto l'Irlanda, e questo marinaio, Patrick Dalroy, sveglia la coscienza anestetizzata degli inglesi e li invita appunto a ribellarsi contro questa dittatura voluta appunto dai poteri forti. C'è un lord addirittura che evidentemente lo si capisce, Chesterton non lo dice apertamente, ma si capisce che appartiene a poteri occulti che potevano essere la massoneria, che si mette d'accordo per avere questa immigrazione di massa per islamizzare la società. Quindi un romanzo che questo vedete assolutamente profetico. L'antenato tesoro, insomma. Eh sì, questo Lord Ivywood, un antenato di Soros. Sai che c'è Paolo, tu m'appoggi là e io la schiaccio, ragazzo, mi fai la veloce sotto rete, io schiaccio, quindi Sì, beh, sai che io sono più da basket, quindi potrei dire che ti faccio un assist e tu vai lo stesso a canestro a ma io da schiacciare. basket posso fare basket o la palla, tu capisci, no? Perché voglio dire, sono un metro e mezzo. Beh, comunque, dai. Profetici, profetici, ci scriveva, riesco a vedere al volo un commento di Danilo Leonardi, che è uno dei, tra l'altro, uno dei nostri conduttori Certo. di Popolo della Famiglia TV, che scrive, ricordiamo anche il bellissimo La superstizione del divorzio, immagino che Oh, ovviamente tu certo. come esattamente, quindi citava uno dei libri di Chesterton che stai praticamente elencando tu. Da Chesterton, questo grande amore di Chesterton, per come ha saputo, sai cosa mi veniva in mente mentre tu parlavi, Paolo? Che parliamo di fine 800, primi del 900, dove la tecnologia, cioè, non c'era la tecnologia che c'era oggi. Quindi la capacità di percepire i segnali che venivano da un mondo che non aveva la possibilità di essere visitato come, no, guarda, non vado indietro, 20 anni fa, no? Quindi c'era una capacità di saper leggere dei segnali, immagino fossero lievi all'epoca, la mia eppure è mera immaginazione, eppure aver saputo avere una visione così, così lontana, futura, quella mi viene in mente dei grandi statisti, no? Certo, ma lui tentò anche un'esperienza politica, fondò un movimento economico-politico che si chiamava Lega Distributista. Il distributismo, appunto, fu una delle grandi intuizioni, scusate, delle grandi intuizioni di Chesterton. Il distributismo, cioè un tentativo di terza via tra capitalismo e marxismo. Un tentativo di applicare la dottrina sociale della Chiesa. E anche da questo punto di vista, allora, Chesterton è attualissimo proprio in un momento dove, ahimè, anche gran parte della Chiesa di dottrina sociale non si parla più, si parla ben poco. Quindi andrebbe rilanciato magari attraverso la dottrina sociale, andrebbe rilanciato attraverso il distributismo. Cioè questa visione di equità, di giustizia sociale. Di mettere al centro soprattutto la famiglia. Se c'è un motivo per cui Chesterton appunto attaccava il capitalismo era perché diceva che il capitalismo distrugge la famiglia, perché non gliene importa niente della famiglia, vuole l'individuo consumatore, quindi se la famiglia si frammenta, chi se ne frega? Magari poi si ricoagulano nuove famiglie, giustamente veniva ricordato quel libro bellissimo. Scriveva già negli anni 20 a che cosa portava la dissoluzione della famiglia. Dietro una falsa idea di libertà, portava invece a tutta una serie di sofferenze per quelle che sono anche le vittime dei divorzi, cioè i bambini i più piccoli. Quindi veramente Chesterton ha fondato il bisturi nei mali del suo tempo, che erano in Quindi, per questo appunto è un autore che non è semplicemente un autore interessante da leggere, da rileggere, ma è quasi una sorta di maestro. Io lo vedo personalmente proprio come un grande maestro, qualcuno che ci può indicare anche dei
percorsi qui ed ora. Appunto, dicevo, lui si era impegnato, si era anche rimboccato le maniche. Non era solo un analista dei mali della società, ci aveva provato a risolverli, appunto, con questo suo piccolo movimento politico che, ahimè, anche lì nella grande diarchia conservatori e laburisti che c'era in Inghilterra, non ebbe mai la possibilità di emergere, anche a causa del sistema elettorale. Però fu davvero un grande movimento di presenza, di testimonianza, e credo che anche qua oggi sia tempo di recuperare, di rilanciare il distributismo. Mi piace molto questo grazie Paolo, mi piace molto questo collegamento tra Chesterton di SC e famiglia, perché se mi di speranza tu sai bene, non tratta di politica, ma abbiamo, voglio dire, il logo del Popolo della Famiglia, il nostro canale si chiama Popolo della Famiglia TV, io sono un dirigente del PDF, quindi non mi nascondo dietro un dito Paolo. Tra l'altro, voglio dire, tu sei stato attivamente partecipe alle nostre campagne elettorali. Quindi la necessità di mettere al centro la famiglia, ma in senso stretto, pratico, fattivo, è un grido che viene da lontano. Non è qualcosa che voglio dire, nasce oggi, è un grido inascoltato. Quindi forse noi come piccolo canale, voglio dire, televisivo, facciamo anche da amplificatore, da megafono a questo urlo che, come ci stai dicendo tu, voglio dire, è stato lanciato da un fine conoscitore e un profeta. A questo punto possiamo anche dire qual è stato Chesterton, sin dalla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, no? Quando comunque la situazione non era ancora così drammatica. Oggi Certo. è drammatica e usiamo un eufemismo, perché oggi siamo allo sbando più totale, no? Per quanto riguarda il concretizzarsi di quello che di quello di cui parlava, ci raccontavi tu, insomma, di cui parlava Chesterton all'epoca, di questo, proprio si sta disgregando totalmente il senso di famiglia. Noi resistiamo, ma abbiamo, voglio dire, il nemico che è pronto fuori dalla porta ad attaccarci, no? Quindi, anzi, ci entra dentro casa. Beh, diciamo che appunto Chesterton viveva in Inghilterra, era un inglese che amava anche profondamente la sua patria, che ne raccontò anche la vera storia, perché di solito noi guardiamo l'Inghilterra come una sorta di culla della democrazia, eccetera. Sì, è vero, però l'Inghilterra, a partire da Enrico VIII, ancora di più da sua figlia Elisabetta, perseguitò la Chiesa, il cattolicesimo, mise fuori legge la Chiesa Cattolica. Per 300 anni i cattolici sono stati nella clandestinità, nelle catacombe, poi uscirono le leggi penali contro i cattolici, vennero abrogate solo nel 1800, a metà del 1800, perché ormai il potere dominante diceva: ma i cattolici non fanno più paura a nessuno, ma chi volete ancora che creda alla favola della verginità di Maria, alla transustanzazione del pane, eccetera. Quindi i cattolici venite pure fuori dalle vostre catacombe, che tanto non fate più paura a nessuno. E invece, dopo la fine delle persecuzioni, emersero grandi figure anche di convertiti, il cardinale beato John Henry Newman per primo, poi tanti altri, Benson, Robert Hugh Benson, l'autore di un grandissimo romanzo ancora da leggere, che si chiama Il padrone del mondo, dove si descrive appunto un potere pseudo-umanitario, anche qua di tipo chiaramente massonico, che prende il sopravvento, la Chiesa stessa che si disgrega, rimane solo un piccolo gregge. Chesterton, anche lui, era un convertito. Chesterton, che era un cercatore di verità, che da giovane appunto aveva anche conosciuto la depressione, la solitudine, il senso di fallimento, trovò poi nel cristianesimo il suo faro, la sua luce. E senza diventare mai un clericale, però appunto portò davvero la visione cristiana all'interno della sua filosofia, all'interno anche della, come dicevamo prima, di una visione economica, e per questo appunto poneva sempre al centro l'uomo, la famiglia e anche Dio, perché anche Dio ha dei diritti. La modernità ha cercato di estromettere, di annullare
l'idea stessa di Dio, di cacciarlo dalla società. Chesterton coraggiosamente ce lo riporta, perché dice un mondo senza Dio è un mondo contro l'uomo, e alla fine è un mondo dove non ci sono motivi per essere fratelli, se non abbiamo un padre comune, che cosa ci può legare? Quindi l'uomo diventa homo homini lupus, e quindi i conflitti, le distruzioni, tutte questi mali, e appunto l'idea stessa di distruggere una vita umana fin dal concepimento. Quindi ancora una volta Chesterton come un grande pensatore, come un lucido interprete della società del suo tempo, che è anche appunto del nostro. C'è una scuola, San Benedetto del Tronto, di cui tu vuoi dire, citavi prima, parlando della società cestertoniana, che è la scuola cestertoniana, di cui in termini entusiasti e ammirati ci ha parlato 2 settimane fa Susanna Fioranti, che è la cofondatrice della scuola parentale Maria Mater Sapiente di Firenze. Allora, la domanda che a me viene spontanea farti, no? C'è un amore di Chesterton, ma mi sembra di capire che questo amore è un amore di nicchia, cioè Chesterton non è un autore conosciuto dalla stragrande maggioranza delle persone, correggimi se sbaglio. Questa scuola, nata a San Benedetto del Tronto, di cui mi piacerebbe tanto tu ci parlassi, a tuo avviso può essere considerata un modo per declinare e quindi trasferire, trasmettere nell'educazione ai ragazzi, nell'ambito scolastico, il pensiero di Chesterton? Assolutamente sì, ecco, questa scuola che ha compiuto proprio l'anno scorso 10 anni nasce proprio dall'esperienza della società cestertoniana, nasce da questo gruppo di amici di San Benedetto del Tronto che si erano conosciuti, Marco Sermarini e tutti gli altri, fin da ragazzi, erano cresciuti insieme, avevano vissuto fidanzamenti, poi matrimoni, poi l'arrivo di figli, e proprio per il fatto di avere a un certo punto dei bambini e guardandosi intorno e vedendo anche, diciamo così, lo sfacelo della nostra società, hanno detto: ma perché non, come facciamo a tirar su dei figli in un mondo come questo, folle, malato, che attraverso la scuola non fa passare i valori che ci sono cari? La Costituzione italiana permette le scuole parentali. Che cosa sono le scuole parentali? Sono scuole appunto promosse dagli stessi genitori. Quindi, ovviamente non sono scuole statali, ma non sono nemmeno le scuole che di solito vengono chiamate private, che sono le scuole paritarie. La paritarietà però è un qualcosa, è una specie di condizione che una scuola privata deve patteggiare con lo Stato, deve rispettare determinati parametri se vuoi essere scuola paritaria, però devi accettare quelli che sono i programmi dello Stato, quello che ti dice lo Stato, eccetera, eccetera. E quindi questi amici si sono detti: ma se un bel giorno nello Stato, nella scuola statale, si vorrà insegnare quasi obbligatoriamente il gender, che sono le teorie del gender e quant'altro, poi tutto questo dovrà essere necessariamente imposto anche dalla scuola paritaria, allora anche la scuola paritaria può diventare, come dire, l'oggetto di questa involuzione del modello educativo. E allora ci si è detti: facciamo una scuola parentale, che è oggi la scuola più totalmente libera che esista. E quindi è nata questa esperienza. Oggi la scuola parentale, la scuola Chesterton, ha una scuola media, ha una scuola superiore, cioè un liceo delle scienze umane, e anche dei corsi di scuola tecnico-professionale. Attualmente ci sono ben 70 alunni, appunto a San Benedetto, che frequentano questa scuola. E questa scuola sta diventando anche il modello per altre scuole parentali che si stanno diffondendo, che stanno
nascendo e che vanno incoraggiate, perché è davvero un luogo di libertà di insegnamento e libertà anche da altre cose, perché così poi magari ne parleremo, perché so che è un tema che è caro anche a te, Emanuela. Nelle scuole parentali si possono mandare i figli anche se non hanno dovuto fare le vaccinazioni obbligatorie. Sappiamo che dalla legge Lorenzin del 2017 i bambini vengono allontanati dagli asili se non hanno fatto le vaccinazioni obbligatorie, nelle scuole parentali no. Nelle scuole parentali si può essere presi, quindi non ci sono quegli odiosi respingimenti che ci sono altrove, nella scuola statale e ahimè anche nella scuola paritaria, dove se non hai tutte le vaccinazioni previste come obbligatorie dalla legge, vieni allontanato. Quindi veramente è un luogo di educazione e di accoglienza, la scuola parentale. Quindi il mio incoraggiamento è laddove davvero ci sono magari gruppi di amici, di famiglie che si conoscono, cioè, che dicono sarebbe bello farci una scuola per conto nostro. Non è un'utopia, si può fare ed è permesso, è una cosa riconosciuta dalla Costituzione. Fino a quando non mettono mano anche a questo aspetto, e spero di no, questo tipo di scuola parentale rimane un luogo di libertà. Quindi la scuola Chesterton 10 anni fa ha cominciato i suoi corsi con pochi alunni, adesso è cresciuta fino ad avere una scuola superiore che porta i ragazzi all'università. Quindi voglio dire, se tu mi, io ti vengo dietro poi, lo sai, no? Gruppi di amici, persone che vogliono fare, vogliono fondare una scuola parentale, si rivolgono alla scuola Cestertoniana, seguono una formazione ovviamente e vengono dati loro tutti gli strumenti e tutte le informazioni necessarie per poter poi avviare da un punto di vista pratico, proprio operativo, la scuola. Giusto? Assolutamente sì, quindi basta cercate pure su internet Scuola Chesterton San Benedetto del Tronto, Società Chestertoniana, e quindi saremo felicissimi di darvi tutte le informazioni per poter avviare un'esperienza analoga, un'esperienza di scuola parentale. Io sto mettendo nel frattempo, lo sai, il link alla diretta in maniera tale che chi poi magari la Brava. riguarda in differita, seguendo, leggendo i commenti, può andarla a recuperare su internet. Tieni conto che poi la diretta è partita con il tag al tuo profilo e il tag anche alla pagina della Società Cestertoniana, quindi comunque in qualche modo c'è la diffusione dell'informazione. Tu hai toccato, io sto sconvolgo un attimo la scaletta, perché tu hai toccato un argomento che, voglio dire, noi siamo amici, quindi ne abbiamo parlato a più riprese, e ne hai anche scritto sulla croce, se non sbaglio, lo scorso anno, i vaccini. Io guarda, neanche l'articolo, la domanda. I vaccini. Tu medico, medico, virologo e ancora prima sposo e papà. Parlaci. Sì, certo. Allora, è un argomento che adesso è diventato quasi, quasi tabù perché si ha quasi paura a parlarne, e invece non bisogna averne paura. Io però vorrei dire questo, l'ho già accennato prima, e chiarisco subito la mia posizione, che non è una posizione no-vax, la mia è una posizione free-vax. Io sono per la libertà vaccinale. Io faccio vaccini come medico, li pratico, sono vaccini che sono utili, indispensabili, necessari. Altri invece sono forse un po' più problematici, ma soprattutto quello di cui non si riesce mai a parlare, perché appena si pronuncia la parola vaccino, appunto, ti saltano in testa gli ultras, ipervaccinisti, e ce ne sono, e hanno a disposizione i media, hanno a disposizione tutto. Ecco, quello di cui veramente vorrei, cioè non metto in discussione appunto i vaccini stessi, anche se poi ci sono degli studi anche recenti che dicono dentro i vaccini spesso non ci sono solo gli antigeni, a volte anzi mancano, e ci sono anche altre cose che possono essere dannose. C'è un recente studio appunto dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Quindi, però non entro nel merito dei vaccini, ma voglio però sottolineare questo aspetto. Possibile che non ci sia una possibilità di scelta per una famiglia? Possibile che lo Stato debba imporre ad una famiglia quello che deve fare o non deve fare ai propri figli? Vi dico solo una cosa: nella stragrande maggioranza, visto che poi molto spesso si parla di Europa, si dice ma dobbiamo fare quello che fa l'Europa, dobbiamo guardare l'Europa. Bene, allora guardiamo l'Europa. Grazie.
Cosa succede in Europa? Che la maggioranza dei paesi non ha l'obbligo vaccinale. In Inghilterra non c'è l'obbligo vaccinale, non c'è in Germania, non c'è in Austria, non c'è in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. L'obbligo vaccinale c'è nei paesi, molti paesi ex sovietici, del blocco sovietico, e nei paesi occidentali c'è in Grecia, in Italia e in Francia, cioè paese, sappiamo bene, da tradizione giacobina, quindi uno statalismo che non ammette molte repliche, e ahimè anche l'Italia ogni tanto tira fuori un'anima giacobina che non ci piace. Perché? Perché appunto fino a 2 anni fa esisteva un obbligo vaccinale per soli 4 vaccini, però non c'erano sanzioni, non succedeva niente, non c'erano epidemie, l'Italia non era in condizioni di disastro sanitario. C'era anche, scusami se ti interrompo perché ho dei ricordi proprio del vissuto, c'era anche l'obiezione di coscienza in Regione Lombardia 2010, cioè io ho vissuto, lo sai, ho vissuto un po' in giro, in Francia Certo. l'epatite B non era obbligatoria, in Italia era obbligatoria ma potevi fare obiezione, cioè Regione Lombardia 2010 c'era la possibilità di fare un'autocertificazione, la portavi a scuola e ti accettavano. Oggi no. Certo, Che è no, ti dico di successo? Che è più. successo? Addirittura nella regione Veneto nel 2006 il presidente Zaia aboliva l'obbligo vaccinale anche per quei 4 vaccini. Cioè si doveva vaccinare non perché costretti, non perché altrimenti ti arriva il carabiniere a casa, non perché ti arriva il tribunale dei minori, ma vaccini perché ritieni utili, perché il sistema sanitario fornisce informazioni necessarie, eccetera. Quindi quella misura di Zaia equiparava praticamente l'Italia, o meglio il Veneto, a tutto il resto dell'Europa occidentale. Quindi poi è successo che è stata fatta una legge, questa legge voluta dal governo Renzi, Gentiloni, col ministro Lorenzin, che ha appunto imposto l'obbligo di ben 10 vaccinazioni con sanzioni, cioè se tu non fai tutte queste vaccinazioni, se il bambino è in età, diciamo così, non di scuola dell'obbligo, viene escluso, non entra, viene espulso. Dopo i 6 anni, siccome almeno su questo la Costituzione dice che c'è l'obbligo scolastico, l'obbligo vaccinale non può andare contro l'obbligo scolastico, dove tu lo puoi mandare a scuola, ma subisce una sanzione economica, devi pagare. Quindi queste misure sono misure coercitive, ingiuste, e ripeto, ci allontanano anche da quello che è il modello sanitario dei paesi più progrediti. Dicevo, non è che in Inghilterra, dove non c'è l'obbligo, la sanzione, l'espulsione dei bambini, ci sono epidemie di morbillo, di pertosse, non è che in Austria si muore No, quindi è stato un allarmismo ingiustificato, ma anche qua, attenzione, dietro c'è sempre anche un disegno ideologico, e in questo caso è il disegno di mettere lo Stato al di sopra della famiglia. Un genitore non può decidere, deve solo credere, obbedire e vaccinare. Quindi questo non va tanto bene, ecco. Io dedicherei, scusa, cioè lo sai, io dedicherei, se mi permetti, cioè ti chiederei di dedicare, perché è conseguenziale, i vaccini facoltativi, che però viene comunicato all'utente, perché oggi siamo tutti utenti, non siamo più genitori, siamo tutti utenti, viene comunicato da parte della regione. Viene inviata una comunicazione da parte della regione che io ho letto, dalla quale se si è delle persone che minimamente non sono credere, obbedire e vaccinare, e si pongono la domanda, capiscono che hanno la facoltà. Ma per come è posta la comunicazione, è perentoria. Cioè, non, anche nella comunicazione non c'è più quella trasparenza che era data negli anni passati. La comunicazione è perentoria nel presentare qualcosa che è facoltativo. Alla fine della lettura della comunicazione, tu non hai capito se puoi o non puoi, tu lo devi fare. Quindi c'è questo. Quindi questi vaccini facoltativi, no? Da fare, tu sai benissimo a che cosa io mi riferisco, perché tanto ne abbiamo parlato in prima, appunto.
da fare entro una certa età, che guarda caso sono collegati con l'ipersessualizzazione. Mi collego a questo perché l'ospite della scorsa settimana è stato Antonio Morra di Pornotossina, quindi abbiamo affrontato con lui in precedenza anche con Annalisa Colzi l'ipersessualizzazione, la manipolazione dei ragazzi giovani, come tutto il male sta sempre più abbassando la soglia di età, no? E quindi con te inevitabilmente parliamo di papillomavirus perché è tra i vaccini più contestati facoltativi. È possibile che ci sia un disegno maligno di farlo diventare obbligatorio, Paolo? Ma non si sa, per adesso penso di no, che non diventerà obbligatorio, però ormai, lo dicevi tu prima, nelle lettere di invito alle vaccinazioni non si specifica, e questo non soltanto in questa regione, ormai è così dappertutto, è un piano nazionale vaccini, sono programmi praticamente ministeriali. E che prevedono appunto di aumentare il più alto grado possibile il tasso di copertura vaccinale, cioè il numero di persone vaccinate. Ecco, per cui il genitore non trova quasi mai un'indicazione, gli invitiamo a questa vaccinazione facoltativa, perché magari il genitore potrebbe anche farsi delle domande, potrebbe chiedere, eccetera. C'è un invito, presentatevi, giorno tale. E fate questa vaccinazione. Io personalmente cerco sempre di spiegare che cos'è questa vaccinazione, e anche perché potrebbe dare delle false, quando appunto parliamo del papillomavirus, che è un virus a trasmissione sessuale e che quindi non è come magari altri virus che possono essere nell'aria, che possono girare, quindi un'infezione da papillomavirus si prende solo in un modo, appunto attraverso i rapporti sessuali. Allora io cerco sempre magari di dire alle mamme, guardate che poi comunque questo vaccino non protegge da tutte quelle che sono, e sono tante, le possibili infezioni trasmissibili sessualmente. Non sostituisce una sana educazione all'affettività. Questo io lo dico sempre, però ecco, qualche genitore magari ci pensa, ma la stragrande maggioranza forse ormai non ha nemmeno quasi, e questo è triste, fiducia nei propri figli. E dice, ma intanto io però glielo faccio, che si sa mai, si sa mai. Ecco. Se sa mai che, vabbè, scusa, scusa, No, no, scusa. certo. Tu gli devi dire a tuo figlio che cosa è bene e che cosa è male. Non vaccini e poi vai tranquillo, dacci dentro che tanto sei protetto. Poi, appunto, una No, protezione di a come, esatto, capito? A me viene in mente l'antipolio. Ieri mi due occupazioni. sembra su Facebook ho visto un video di un ragazzo che voglio dire è un caso nazionale, di come questi due fratelli, ma un ragazzo, ormai è un uomo adulto, due gemelli ai quali viene somministrato l'antipolio, il padre spiega, il padre e la madre chiedono e spiegano che loro hanno delle problematiche inerenti ai vaccini, vengono fatti i vaccini, uno dei due figli muore, lui è paraplegico e ormai è adulto. Quindi oggi, come prima, cioè il problema è questo, è possiamo avere fiducia? Cioè c'è anche questo, Paolo, di come cioè, è stata fatta questa campagna, probabilmente utile perché ci sono state delle malattie che hanno provocato la morte di centinaia di migliaia di persone, ma ad oggi, con le informazioni di ciò che è accaduto in passato e soprattutto con la quantità di approfondimenti e di ricerche che vengono fatte non tanto sull'efficacia, sulla composizione dei vaccini, Sì. quanto viene a te posto in quanto medico, in quanto virologo, in termini di richiesta di spiegazione, perché io quello che percepisco è che nessuno ti chiede niente, sbaglio? No, è così, la maggior parte viene a fare vaccinazioni quasi senza neanche sapere che cosa sta facendo, e quindi è Cioè una non è carenza magari l'antipietanica, capisci? informativa da parte del sistema sanitario, però vedo sempre più anche come dire, una mancanza nelle persone di richiesta di spiegazione. Arrivano
hanno mandato un invito, c'è scritto una lettera che devo fare e io faccio. Quindi anche una certa perdita di senso critico, di domande. Io a volte dico, ma lei signora sa che vaccinazioni stiamo facendo oggi a sua figlia? E mi sento rispondere, quello che c'è scritto sulla lettera, sì, ma lo sa che cos'è, a cosa serve, eccetera. No. Quindi anche questo è un problema, ma a volte mi sembra che, per esempio, attenzione, il discorso vaccini, vaccinazioni, viene anche molto enfatizzato, forse anche perché si dà una certa illusione alle persone di essere protette dalle malattie, quando invece oggi è una forma di distrazione, quando in fondo oggi la maggior parte delle malattie per cui si muore non sono quelle infettive, per l'amor di Dio. Spiace che ci siano state l'altro anno 4 morti di morbillo, però ci sono stati anche 7.000 morti di incidenti stradali, ogni giorno muoiono decine di migliaia di persone per il Gli diabete, per aborti. il dolore. Perché, esatto, vogliamo dimenticare questo, cioè si muore anche perché molte persone non hanno i soldi per curarsi, perché ci sono liste d'attesa lunghissime, quindi si dedicano milioni di euro di risorse pubbliche per i vaccini, per proteggersi contro la varicella, contro il morbillo, e ci sono problemi di sanità pubblica gravissimi, e sui quali appunto non si interviene abbastanza. Quindi sicuramente è un sistema è una modalità di prevenzione importante, cioè non lo nega nessuno, però domandiamoci quali sono le priorità in sanità. Però qui davvero dovremmo farci una puntata sulla sanità. No, però voglio dire, era no, per approfittare della diretta e avere un tuo parere. No, no, assolutamente sì, assolutamente hai aperto una No, a porta parte già scherzi a parte, nel aperta. senso, nel tuo parlare io ho percepito questo in genere, mi hanno detto di far vaccino, vengo. Sì, vabbè, cioè non è che devi mettere la X sul foglio, ti guarda la tua salute. Quindi, sebbene abbiamo degli strumenti e dei mezzi per avere delle informazioni, io l'informazione la chiedo al medico inevitabilmente. Posso essermi fatta un'idea prima, però vado dal medico e chiedo. Ci sono delle controindicazioni, cioè lo chiedi per le medicine se c'è un'introindicazione, non lo chiedi per un vaccino che ti copre tutta la vita. Quindi era questa la mia speranza di avere da te una risposta. No, guarda, non è che sbagli perché invece chiedono informazioni, invece no. Questo è quello che mi preoccupa ancora di più. Sì, e poi vabbè, sono informazioni che andrebbero appunto personalizzate. E invece, come dire, le politiche vaccinali sono quelle di una medicina praticamente, potremmo dire, collettivistica. Facciamo a tutti, a milioni di bambini o anche di adulti, le stesse identiche vaccinazioni, tutte uguali per tutti, senza tener conto magari delle differenze che c'è da persona a persona, da soggetto a soggetto, il proprio stato immunitario, il proprio stato di salute. E quindi questo tipo di strategia di medicina collettivistica, che forse non sarebbe piaciuta molto a Chesterton, sarebbe da rivedere, assolutamente. E qui adesso chiudiamo, diciamo, il tuo ruolo di medico e mi piacerebbe tanto, perché io sono andata a dare un'occhiata, hai scritto una montagna di libri, allora, cioè io manco a memoria riuscirei a impararmi, voglio dire, tantissimi dal 96, e tra l'altro quello che mi è piaciuto leggendomi l'elenco, spazi, cioè spazi in vari argomenti, no? Dal fantasy alla storia, al mondo celtico, alla medicina, se non sbaglio, perché sei anche un amante della storia della medicina, se non erro. Io invece vorrei che tu iniziassi, se ti va, di parlarmi della tua ultima opera letteraria e risalendo poi a quelle alle quali sei più affezionato. Bene, allora, l'ultima opera proprio uscita a Natale, una piccola strenna natalizia, ce l'ho qui con me, vi faccio vedere anche la copertina. Eccolo qua. Vedete, I Crononauti. I Ah, sì, Crononauti, edito dalla LDC, fantastico. è un romanzo fantasy, è un romanzo, la copertina, come appunto avete visto, sembra quasi un fumetto, è un Esatto. fantasy.
un fantasy per ragazzi, ma io dico in realtà per ragazzi dai 7 ai 77 anni, perché anche qua molte volte un fantasy, se non ha dentro ettolitri di sangue e di sesso, eccetera, è considerato appunto una cosa per ragazzi. Non mi fa problema, sono contento se i ragazzi leggono questo libro, io sono molto felice. Se poi lo leggono anche gli adulti, sono più felice ancora. È un'opera di fantasia, cioè un romanzo avventuroso ambientato nell'Ottocento. Il protagonista è niente meno che Jules Verne, che per me è Wow. stato il mio primo maestro, è stata la mia prima grande lettura dell'infanzia. Ho cominciato a sognare e fantasticare grazie a quello che poi noi chiamavamo Giulio Verne, no? Questo scrittore bretone, pieno di fantasia e di immaginazione, che si era prefigurato i sommergibili, no? Il Nautilus del Capitano Nemo, eccetera, eccetera. Ebbene, io ho immaginato che queste avventure Verne le avesse realmente vissute. Cioè, il mio libro parla di un giovane Verne, ventenne, studente di legge, che però fantasticava e sognava di diventare scrittore. Durante un'estate si imbatte in un personaggio venuto dal futuro, da un lontano futuro. Sono appunto i crononauti, un termine, un neologismo che vuol dire viaggiatori nel tempo. Uomini che hanno viaggiato dal futuro per tornare indietro nel nostro tempo, per cercare di consigliare gli uomini del passato, guidarli a non fare le stupidaggini che hanno portato a grandi catastrofe, a distruggere la terra, agli uomini a scannarsi l'un con l'altro. Loro vengono da un futuro, potremmo dire, post-atomico, post-devastazioni, vogliono tornare indietro nel tempo per impedire tutto questo. Nessuno li crede, ovviamente, li prendono per matti, perché poi invece di finire nel nostro tempo, nel XXI secolo, sono finiti a metà dell'Ottocento e quindi con una tecnologia troppo avanzata, però c'è qualcuno che gli dà retta, che qualcuno che ci crede al racconto di questi crononauti, e appunto il giovane Giulio Verne. E allora iniziano tutta una serie di avventure che porteranno al centro della Terra, che porteranno nei mari con il Capitano Nemo. Insomma, le cose che Verne descriveva nei suoi libri, e io immagino che le abbia veramente vissute in questa avventura fantastica, in questo incredibile viaggio. Quindi è questo fantasy che io mi auguro possa essere letto, perché può garantire, ve lo garantisco, che dà dei, del, è una lettura divertente, è una lettura distensiva, e perché no? È una lettura che fa ancora sognare. Io credo che in un mondo così brutto, in cui bisogna combattere, in cui bisogna lottare, eccetera, però qualche momento di ristoro, e questa è una lettura che vorrei essere una lettura di ristoro. E Quindi ti sei questa è la. divertito anche tu a scriverlo, però lo vedo mentre. Esatto, sei una fine psicologa. Io questo libro mi sono divertito a scriverlo, perché appunto scrivere a volte, diciamo così, facendo anche un lavoro come il mio, arrivi a casa la sera distrutto, avresti voglia magari di metterti stravaccate sul divano, e invece hai da fare questo libro, hai questa idea in mente, allora ti metti lì ancora qualche ora, fino a mezzanotte, eccetera, al computer a digitare, ma ne vale la pena, perché appunto scrivere è veramente bello. E poi appunto io a farlo, lo ammetto, mi sono divertito. Ecco, quindi questa è l'ultima fatica. Poi io ho il mio attivo, lo ricordavi, tanti altri libri. Ci sono libri che mi sono molto cari, soprattutto i libri su Tolkien, un libro che tra l'altro viene continuamente riproposto dall'editore, che è un libro su Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, che si chiama Tolkien, Il mito e la grazia, e che racconta appunto di quest'uomo, di questo grande scrittore e della sua visione religiosa. Poi il Signore Anelli è un grande testo religioso. Poi ho scritto su vari altri personaggi della letteratura, ho scritto su Moby Dick, un libro che si chiama Fino all'abisso, ho scritto su anche alcuni santi inglesi, ecco, il mondo anglosassone è un mondo un po' dove mi aggiro, ho scritto su San Tommaso Moro, su John Henry Newman, su Lewis, che era un grande amico di Tolkien, quello delle Cronache di Narnia, eccetera. Esatto. Quindi, esatto, e tante altre cose, ma non vorrei far torto a nessuno dei miei libri, perché ogni libro è come un figlio. E quindi io ormai sono arrivato a 30 figli, sono molto prolifico, sono arrivato a 30 libri e non mi stanco ancora, e non penso che smetterò Infatti ne stai poi. scrivendo un altro, lo vedo dalla faccia che c'hai, Paolo, ti conosco troppo Sì, bene. ma quest'anno dovrebbero uscire altri due libri, quindi.
Un libro sull'amicizia, sarà un libro un po' particolare perché racconterà l'amicizia attraverso le amicizie dei grandi scrittori che sono stati amici tra loro. Ecco, molto spesso uno immagina uno scrittore che è uno geloso della propria opera, non racconta niente a nessuno, invece ci sono tante, tante figure di scrittori amici tra loro e quindi ho voluto raccontare l'amicizia in questo modo. E poi l'altro è un saggio un po' particolare, ma su questo, come dire. Voglio mantenere ancora un po' di segreto, di suspense. C'è una, fammi leggere un attimo, c'è la Paola Ferragni che ci ha scritto una domanda, quindi riesco a coglierla. Io faccio la diretta e ho il tablet, il telefonino davanti, le note e il computer, quindi cerco di ovviamente guardare in camera per così dire, però allo stesso tempo con la coda dell'occhio. E lei ha scritto una cosa che mi ha incuriosito perché, e ne approfitto per salutare tutti quelli che sono in diretta, che ci salutano, poi dopo tu con calma andrai sulla differita e ci sono delle domande se puoi rispondere, però questa mi sa perché è legata ai crononauti. E lei scrive Chesterton, crononautico? Che ne pensate? Mi piace la domanda, mi ha Bello, bello, detto, molto bello. ho detto, dico. Sì, Questa è una bene. domanda alla Paolo Cunisano, però. Sì, Chesterton, oltre che distributista, anche crononauta. Sì, ha viaggiato nel tempo. Tra l'altro, forse uno scrittore è comunque sempre un crononauta, perché è qualcuno che viaggia nel tempo, no? Chesterton ha scritto anche dei bellissimi libri dedicati ad esempio a San Francesco d'Assisi, dedicati a San Tommaso d'Aquino, e quindi ha viaggiato anche lui nel tempo con la mente. E forse anche il segreto della bellezza dei suoi libri, ad esempio il libro su San Francesco d'Assisi è il più bello, perché su San Francesco d'Assisi è stato scritto tanto, è stato scritto anche un po' di cose che non hanno tanto senso, cioè chi l'ha descritto come una specie di ecologista, antelitteram e così via. Uno dei più belli è il suo, e forse perché proprio lui è come se avesse viaggiato con la mente, col cuore, e ce lo descrive in maniera così vivida, come se l'avesse veramente incontrato, visto, parlato con lui. Quindi sì, bellissima questa cosa qua, la sottoscrivo, Chesterton, il crononauta. Però Allora, anch'io io un po' sono, anch'io sono un po' crononauta, vi dirò. esatto, Anch'io mi sento crononauta. perché io mentre parlo con te, tu mi vedi che smanetto, io Sì. quello che faccio adesso, metto nei commenti, inserisco il link al tuo sito, Oh, bene. al tuo blog. E chi dobbiamo Esatto. salutare, Paolo, a questo punto? Parlo tu? Chi dobbiamo baciare, ringraziare, pontificare? La nostra Manuela Pavanello, che è, diciamo, Esatto. La mia webmaster. esatto, colei che rende possibile leggere in rete Paolo, che però sta studiando. Adesso Paolo, piano piano. Sì, Stasera hai dato il meglio di te, Paolo. Stasera penso che. Mi sto tecnologizzando, sto uscendo dal Medioevo, che è appunto il mio periodo più congeniale, e quindi sto entrando nella postmodernità liquida, non voglio diventare troppo liquido. Ok. Non sarà facile perché, come vedete, sono dalla mia massa, sono molto solido. Poi questa sera ho un po' freddo questa sera. E il maglione che vedete è un maglione irlandese. L'Irlanda è un'altra delle mie patrie del cuore, ecco, Ma è fatto in a mano Pitcairn. tra l'altro. Questo sì, questo è un maglione che viene da un'isola a occidente dell'Irlanda, l'ultima terra prima dell'Oceano Atlantico, l'isola di Aran. Fanno questi straordinari maglioni, pesantissimi, caldi, quindi è una meraviglia. Ecco, l'Irlanda è un altro delle, appunto, diciamo, una patria dell'anima per me, insieme un po' alla Scozia, al mondo celtico, e quindi non potevo non avere qualcosa anche di irlandese addosso questa sera. Paolo, stiamo vabbè, sforando pazienza, però è un piacere per questa chiacchierata. Sono contenta non solo di aver avuto l'occasione di intervistarti e ti ringrazio a nome di tutta la redazione di Popolo della Famiglia TV, quindi a nome di Francesca Centofanti, di Barbara Moi, della sottoscritta e di Giovanni Marco Tullio. Grazie per il tempo che ci hai concesso, grazie per questa è una lezione magistrale perché non ce n'è, quindi. Sì,
perché abbiamo affrontato tanti argomenti, ma siamo riusciti ad incastrarli bene e sono molto contenta che tu abbia potuto parlare dei Clone Audio, che ovviamente ne avrò una copia autografata per Elisa Elenea. Tu lo sai, come Silvana, lei sa che quando esce il libro ce n'è una da parte per Elisa Elenea autografata, che poi verrà loro consegnata quando Dio vorrà. Sì, sarà fatto. Sono contenta di averti avuto e di averti avuto in video, perché ci tenevo a questo salto nel mondo dell'informatica, quindi penso che Manuela sarà ultra fiera di te. Bene. E adesso ti chiederà grandi cose. Ti auguro una buona domenica, perché domani è sabato del Signore. Una buona domenica, spero di poterti avere, speriamo di poterti avere di nuovo, chi lo sa, prima di giugno. E senz'altro abbiamo aperto una strada, percorriamola ancora. Assolutamente, tu sai bene che la Croce Quotidiana aspetta sempre a braccia aperte i tuoi articoli, se hai voglia di scrivere. Senz'altro. E noi ci sentiamo presto. Bene, ti ringrazio Manuela per questa lunga chiacchierata, piacevolissima. Appunto, più che un'intervista, è stata una chiacchierata tra amici. Io ho anche alle spalle, non so se si vede, un caminetto, vediamo un po', il fuoco è spento, però appunto è stata anche la chiacchierata davanti al caminetto, tra amici. Vi ringrazio di cuore davvero per averci seguito, e continuate a seguirci e a darci la vostra amicizia e la vostra stima. Buonanotte. Ciao Paolo, grazie, grazie mille. Ciao caro, A grazie. presto, ciao. Ciao caro. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito. Abbiamo sforato, quindi appuntamento a venerdì prossimo alle 19:30, sempre sulla pagina di Popolo della Famiglia TV. Vi invito a mettere un piace. Un mi piace e un segui alla nostra pagina in maniera tale da poter seguire le dirette che animano il palinsesto di Popolo della Famiglia TV, perché noi andiamo in onda dal lunedì al venerdì, quindi continuate a seguirci. Vi auguro buon sabato, soprattutto buona domenica e appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata, ciao, grazie.